diciamo. Adesso ci sono altre persone fuori e innanzitutto volevo dare il benvenuto a tutte le persone insomma presenti e sicuramente ne arriveranno altre nel corso del pomeriggio, visto che hanno diciamo problemi al lavoro, e quindi mi aspetto che tra poco arrivano anche altre persone. E pensavamo, visto che appunto devono arrivare altre persone, di iniziare con la presentazione dei candidati consiglieri e dopodiché passare alla graticola dei candidati portavoce, se siete d'accordo. E dopodiché ci sarà la votazione intorno alle 5:30-6, vediamo un attimo se cerchiamo di rispettare i tempi. E quindi adesso partiamo aspettiamo che entrano tutti e dopodiché andremo a... Allora, per chi non l'ha ancora preso, qui c'è una presentazione, cioè ci sono dei fogli con le presentazioni di tutti quanti i candidati, in modo che nel momento anche in cui parlano e gli si vuole fare una domanda, con la presentazione alla mano magari riescono a fare qualche domanda mirata. E diamo 2-3 minuti, visto che comunque siamo un bel po', diamo 2-3 minuti a testa, diciamo, per presentarsi. E dopodiché lasceremo spazio a qualche domanda. Scusa, ma quindi le domande non fanno più. Come si vuole, guarda, si possono fare la voce e si possono fare le bigliettine, mettete anche poi saranno fatte. Ma le domande possiamo fare a... Come presentare la tipo dei candidati portavoce, non per quanto riguarda i... Sì, per i candidati consiglieri facciamo ad alzata di mano, chi vuole fare una domanda, esatto. E alza la mano e si prenota, poi magari... viene qua se non si sente, se non si riesce a sentire la domanda. Saranno chiamati in ordine alfabetico, chiaramente, così vediamo qualsiasi. Adesso sì, allora, noi abbiamo due liste appese lì all'ingresso con tutti i candidati, e quindi praticamente chi vuole, oltre chiaramente alle presentazioni, può leggere le liste all'ingresso. E quindi io partirei quindi in ordine alfabetico, veramente dei presenti, perché magari al momento non ci sono tutti, e quindi ripeto 2-3 minuti a testa, quindi una breve presentazione visto che siamo tanti, in modo da rispettare anche i tempi. E vi chiedo la cortesia di mentre le persone parlano di ascoltare e evitare di andare continuamente, ripetutamente fuori, perché chiaramente distrae sia le persone che ascoltano ma chi parla. Sì, Pasqualino chiaramente mi ricordava che chiaramente non dovrà essere un dibattito, ci dovrà essere una domanda e a questa domanda una risposta, altrimenti chiaramente andiamo se si vuole fare. E quindi partiamo in ordine alfabetico. Allora, il primo è Agostini Antonio. Ciao a tutti, sono Antonio Agostini. Dunque, io mi candido per un motivo molto semplice, potrebbe essere banale, ma per me non lo è affatto. Io voglio ancora sperare che i giovani che stanno venendo su, che si impegnano, possano trovare nel nostro territorio ancora la voglia e la forza per poter contribuire a migliorare. Quindi lavorare qui da noi e non andare via da questa zona, che per me è meravigliosa. Sarà perché ci sono nato, sarà perché ci ho vissuto, ma sono attaccatissimo alla mia terra. Oggi i miei figli non stanno con me, non sono sposati, vivono per conto loro, ma fuori da questa città.
E per me è un dolore insopportabile. Capisco loro che conducono una vita per la quale hanno studiato, però sotto il profilo umano vi garantisco che non è facile sopportare questa lontananza, sapendo che potrebbero dare un bel contributo qui da noi. Per cui io voglio impegnarmi per cercare di interrompere questa, secondo me, spirale di vizio e malaffare che ha contribuito al disfacimento del tessuto sociale qui da noi. Ieri sera guardavo le statistiche dell'occupazione in provincia di Latina e in provincia di Roma. C'è un divario di, se non ricordo male, 5 punti percentuali. A Roma si concentra la più forte forza economica e finanziaria della regione Lazio. Anche questo è un rapporto che dovrebbe essere rivisto. Per cui quello che voglio fare è cercare di lottare, non è tanto sotto il profilo professionale, perché mi rendo conto che le mie capacità sotto il profilo amministrativo sono limitate, ci metterò tanto impegno, studierò, però quello che intendo è soprattutto lottare contro il malaffare, contro gli intrallazzi politici che fino ad oggi l'hanno fatta da padrone. Tutto qua. Allora, Allora, se c'è qualcuno che vuole rivolgere una domanda ad Antonio. Francesco, hai avuto esperienze politiche in altri partiti? No, ma grazie. No, ma grazie. Va bene, grazie. Va bene, grazie. Ok, grazie. Allora, il secondo è Ardo. Ma mi sentite? No. Il secondo è Arlo. C'è? No. C'è, non c'è, non ci dovrebbe essere, perché ci ha mandato un'email dove diceva che per motivi familiari non poteva esserci. Quindi passiamo. Baldar Renata, c'è? Non c'è? Serenella Bruganti. Io mi chiamo Serenella Baruganti, sono laureata in scienze infermieristiche e lavoro presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, dove insegno e poi presto servizio presso una struttura. E mi sono avvicinata al Movimento 5 Stelle perché ero stanca di vedere pazienti che si trovavano persi in un lago di burocrazia e di malaffare. E per questo conosco i due lati della sanità in Italia, una quella che nasce dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che tutti ci vorrebbero negli altri paesi del mondo, l'altra invece che è figlia del malaffare che dilaga nello Stato italiano. Per questo io mi sono iscritta ad aprile di quest'anno al Movimento 5 Stelle e quindi alla Unità, per poter agire, fare qualcosa per i miei figli e per i figli di tutti noi. Domande nessuna? Ok, grazie. Grazie. Gaetano Bersani? Allora, mi chiamo Gaetano Bersani, io sono un attivista dal circa 2011, ho partecipato, diciamo, a diverse battaglie, se così le vogliamo chiamare, per il movimento, a partire, diciamo, dal 2013 con le politiche, le regionali, fino al 2014 con le elezioni europee. Partecipo da diverso tempo insieme ad altre persone ad un tavolo di lavoro specifico che abbiamo creato a partire dall'aprile 2013, che è quello della mobilità e trasporti. E come ho anche scritto nella presentazione, abbiamo prodotto diversi lavori e ritengo che in questo momento è importante che per Latina che ci facciamo avanti, ci mettiamo in gioco,
perché sappiamo benissimo che nessuno di noi, nessuno dei 40 è un politicante, non ha un'esperienza, però ritengo che ognuno di noi ha un grande entusiasmo e una grande volontà di cambiamento, e questo secondo me va oltre la capacità, l'esperienza, lasciatemi dire, a livello politico, perché quella in qualche modo si acquisisce nel tempo. Abbiamo visto nel 2013, quando sono entrati i nostri parlamentari, non sapevano assolutamente niente di come funzionava lì dentro, quindi adesso possono dire la loro. Quindi ritengo che in queste 40 persone siano tutte persone valide, e quindi chiunque di noi riesca a entrare lì dentro è una vittoria. Grazie. Se sono domande, sono a disposizione. C'è Cico. Perché non cambi cognome? Il cognome è Bersani. Non vi dico il cognome di mia madre perché sennò mi mettete a ridere. Renzi. Scusate, c'è Massimiliano che vuole fare una domanda. Io, tu hai detto che non sei un politico di professione, ma secondo te quale settore interveniresti per primo alla Lina? So che la domanda è c'è l'imbarazzo della scelta. Detto bene, c'è l'imbarazzo della scelta e forse anche perché diciamo li ho vissuti in diversi tavoli di lavoro, uno dei temi forse ancora irrisolto è quello dei rifiuti, che secondo me a Latina grava molto e attualmente abbiamo una criticità evidente, quindi forse è uno dei tanti temi su cui concentrarci già dall'inizio, ma ce ne sono molti altri. Questo secondo me è quello più evidente. Ok, grazie. Grazie. Gianluca Bosco. Buono Gianluca. Buonasera a tutti, scusate ma sono un po' giù, sia di gioco che di pressione. Bande dei convenevoli e andiamo dunque. Allora, io sono Giorgio Bono, però molti forse mi conoscono più per la mia firma. Io mi firmo come Giambo e questi dal 2009 sono attivista della meetup Virili Cicali di Latina. Ho iniziato nel 2009 ispirato al fatto che soltanto che il cambiamento potesse partire soltanto da noi cittadini. E sono un impiegato statale, sono un sottufficiale della Marina, ho viaggiato per 11 anni sulle navi, ho avuto la fortuna di visitare molti posti in giro per il mondo e ogni volta che tornavo in Italia mi sentivo abbastanza nervoso perché mi rendevo conto che con tutte le potenzialità che abbiamo noi nel nostro territorio, nella nostra nazione, c'era qualche locusta politica che invece ha fatto sì che la nostra nazione rimanesse un ciarpame completo e non potesse volare come una farfalla. Quindi perché mi sono impegnato dal 2009? Perché credo nei cittadini per bene, credo che ci possa essere un cambiamento. Quindi mi sono messo a disposizione, mi metto a disposizione e sono convinto che ci sarà una chiunque andrà riuscirà a formare una squadra forte, perché è di questo che abbiamo bisogno, di gente motivata, ma motivata al di là che si entri come maggioranza o opposizione. Anzi, ancora di più se si dovesse entrare come opposizione, perché qui alla fine l'opposizione non l'abbiamo mai vista. Quindi gente che morda le caviglie e che si metta a studiare, perché di questo abbiamo bisogno. Gente che non abbia paura e che si metta contro questo sistema che ha fatto sì che la nostra città diventasse completamente degradata. Tutto qui, non aggiungo altro, quindi auguri a noi. No, volevo sapere un punto
di forza e anche possibilmente un punto di debolezza del Movimento 5 Stelle o anche in particolare del Meetup a cui appartiene? Quindi in ambito locale, non in ambito nazionale, vedete? Mi interessano tutte e due, però insomma puoi anche rispondere. Allora parto dal locale. Io in ambito nazionale tutti i movimenti quando sono piccolini hanno problemi piccoli, quando crescono hanno problemi grandi. Tutto sta a cercare di mantenerlo integro nella propria filosofia, quella di base, quella che ci ha fatto avvicinare tutti noi. Per quanto concerne il punto debole è che a livello locale è che stiamo vivendo una frammentazione dei vari, si sono dovuti creare molti meetup all'interno dei quali credo che ci siano persone che non abbiano ben afferrato quale sia la vera filosofia, ossia quella di mettersi a disposizione e non cercare di emergere o mettersi in evidenza. Punto di forza è che ci sono tante persone in gamba, in questi 6 anni di attivismo ne ho conosciute tante, ma veramente in gamba, e ognuna con le proprie peculiarità, ed è proprio come una squadra, tu chi meglio di te, che sei ti considero ancora un allenatore di pallavolo, quindi sei un grande allenatore, e la bravura è proprio quella, far suonare la squadra, ognuno con le proprie peculiarità, e far sì che sia una squadra per poter vincere all'interno del comune. Se non ci sarà empatia, ed empatia in questo gruppo l'ho sempre vista, e se non ci sarà questa amalgama, potrebbe crearsi un problema. Se invece entrano persone che riescono a fare il giusto spirito di corpo, come nel mio ambito si suol dire, allora non ce ne sarà per nessuno, secondo me. Dottor Giuseppe, chi è? Buonasera a tutti, io sono Antonio Giuseppe, praticamente sono attivista dal 2011 ed ho seguito il Movimento 5 Stelle, diciamo così, dagli esordi. Non mi sono mai esposto, ma non perché non volessi dare un contributo, ma perché volevo capire come funzionava un po' tutta l'organizzazione. Diciamo che io ho un'età in cui ho vissuto diversi momenti della politica, anche se non sono mai stato un politico, né ritengo di esserlo ora, però il movimento mi piace perché è fatto da persone veramente in gamba, le ho conosciute in questi 4 anni in diversi momenti, e devo dire che dal 2011 poi con le europee dopo con le politiche, praticamente ho potuto capire qual era la grinta che animava questo movimento. Quindi io mi sono sentito veramente trascinato da loro e sono determinato, qualora io dovessi raggiungere il Consiglio Comunale, sia esso in una fase maggioranza o come minoranza, a battermi per tutti quelli che sono i problemi legati al nostro comune, al nostro territorio. Il mio lavoro è legato al territorio stesso, perché io sono un tecnico e lavoro nel settore dell'agricoltura, però è un'agricoltura che tra virgolette non intesa come noi la intendiamo, nel senso che è un'agricoltura produttiva, però va difesa, in quanto noi abbiamo un territorio veramente eccezionale, sia come clima che come strutture, e non va abbandonato assolutissimamente, soprattutto con le prospettive che ci stanno dando a livello nazionale. Pertanto la mia candidatura è legata a questi fattori e io vi ringrazio qualora mi dovreste dare un po' di attenzione. Camilotto Daniele, c'è? Allora,
salve a tutti, sono Camillotto Daniele, per chi non mi conoscesse sono iscritto al Metap 256 dalla campagna elettorale delle politiche del 2013, dopodiché invece mi sono inserito e ho lavorato nel tavolo di mobilità e opere pubbliche che era stato costituito subito dopo le politiche e dal quale secondo me sono usciti degli ottimi lavori. Ho 25 anni, anzi in ambito lavorativo non ne ho avuto molto, lavori occasionali durante il periodo di studio come cameriere e lavoro subito dopo la laurea invece come redattore di interni, sostanzialmente consulente di arredo. Il motivo che mi ha spinto a candidarmi per il Movimento 5 Stelle sono due sostanzialmente: il fatto di volerci mettere la faccia come cittadino, ma soprattutto perché ho visto un gruppo molto unito e credo che da un gruppo così possano uscire solamente delle cose positive all'interno del comune. Chiunque entrerà lì dentro sono sicuro che oggi ha molti dubbi e molte paure, ma credo che se dietro ci sia un gruppo consolidato e forte possa fare degli ottimi lavori anche lì dentro e mi auguro che entreremo come maggioranza. E l'unica cosa nella disponibilità come candidato è che vorrei che sia trasparente e soprattutto per un motivo personale ma per rispetto nel gruppo è che io da gennaio a inizio aprile e sarò impegnato in un tirocinio all'estero, quindi non potrò garantire la presenza nella prima fase della campagna elettorale e nella costruzione del programma. Posso però garantire il mio appoggio dall'estero con tutti i mezzi che il 2015 ci mette a disposizione. So che sarà molto difficile, però cercherò di dare il massimo. Qualche domanda per il nostro? Grazie. Con parole. Se qualcuno vuole venire qui c'è qualche altro posto, in modo che magari. Abbiamo anche altre sedie da prendere. Magari se arriva qualcun altro diamo possibilità di sedere. No, devi parlare anche queste. Gennaro Comparone, che non l'abbiamo che fare. Io sono approdato a Latina 25 anni fa, ho girato prima un po' l'Italia e entrai, ricordo ancora, da via Isonzo, no? E poi per arrivare al centro, e l'impressione che mi ha dato era una città veramente a misura d'uomo, era una città anche a livello urbanistico che sembrava avesse delle potenzialità importanti, quindi sembrava che volesse costruire il centro e la periferia mettendo al centro l'uomo, quindi il cittadino. Invece poi col senno di poi abbiamo visto una città che adesso è in macerie. E quello che io ho abbracciato alcuni anni fa, i valori del Movimento 5 Stelle, perché metteva al centro proprio il cittadino e la persona, e che non facevano altri partiti, al di là chiaramente delle motivazioni che ci accomunano, quelle più comuni, diciamo. E quindi io personalmente ho trovato una squadra nei grilli e delle cicale importante, come dicevano prima gli altri amici, chiunque dovesse farcela insomma saremo ben rappresentati, ognuno di noi ha le nostre preferenze, soprattutto per i candidati sindaci, però io mi auguro che questo meetup vada avanti perché secondo me ha i veri requisiti del Movimento 5 Stelle. E, come tavolo di lavoro ultimamente noi abbiamo lavorato tantissimo sul tavolo sicurezza e legalità che con tanti amici abbiamo avuto una buona risonanza mediatica, spero che, insomma, che tutti ne siano a conoscenza, unitamente agli altri tavoli che stanno facendo un bellissimo lavoro. E è un gioco di squadra, questo secondo me è la parola d'ordine e dovrà essere questa parola d'ordine anche per il futuro, un gioco di squadra, quello che purtroppo ultimamente stiamo assistendo non è un bello spettacolo, soprattutto per chi vuole votarci. E informazioni personali, sono sposato, ho due figli, lavoro alla Guardia di Finanza di Latina da 21 anni, perché prima abitavo a Latina ma stavo a Pomezia. E poi sono laureato, ho la laurea magistrale in economia
Niente, io ho deciso, e un'altra cosa che mi è piaciuta del Movimento 5 Stelle è che non dobbiamo più delegare nessuno, noi dobbiamo metterci la faccia, è il cittadino che scende in campo. E i soliti noti non sono meglio di noi, non sono meglio di questi 41 candidati di oggi. Sono solamente persone che sono scese in campo e sono state votate. Quindi io credo che è arrivato il nostro momento, per quanto mi riguarda io mi sento pronto, sono pronto, basta solo la vostra fiducia. Grazie. Però Francesco, non mi faccia nessuna domanda perché ho paura di Francesco. Se hai già un'idea per fronteggiare la corruzione. Il Movimento 5 Stelle che deve raggiungere la maggioranza, quindi una volta abbiamo raggiunto la maggioranza con consenso, avendo a mente i valori principali del Movimento, quindi la trasparenza, la democrazia diretta e la partecipazione, sicuramente col gioco di squadra e con un sindaco che sia stimato e rappresentato da tutta la squadra, io penso che faremo un ottimo lavoro. Dobbiamo conquistare la fiducia, è chiaro che dobbiamo trasmettere un messaggio di fiducia, perché è chiaro che se non siamo ancora convinti noi del nostro operato, come possiamo trasmettere agli altri la voglia di partecipare e di esserci? Tu che hai comunque attraverso il tuo confronto politico, comunque la pagina Facebook, hai incontrato diversi politici, no? Perché il cittadino dovrebbe, cioè per quali motivazioni magari diverse dagli altri partiti potrebbe votare il Movimento? Sì, ho creato un gruppo Latina Confronto Politico su Facebook ed è interessante perché è l'unico gruppo, chi non fosse iscritto del profilo è pregato di farlo, perché è l'unico gruppo a Latina che si parla di politica anche con i maggiori esponenti politici conosciuti a Latina, senza, con educazione e senza accusare, essere accusati in modo particolare, di questo io ne sono garante. E questo insomma ha acquistato la fiducia da parte di questi soggetti, perché è chiaro che se un politico volesse aderire e venisse accusato e infangato, è chiaro che al primo giorno utile non risponderebbe più ai nostri posti. Invece noi gli argomenti li affrontiamo e li ampliamo e cerchiamo di avere, grazie alla collaborazione di tutti, un aspetto diverso da quello che viene dato dai giornali e diverso da quello che è visto dai cittadini, perché l'obiettivo principale è quello di informare. L'informazione è fondamentale, come diceva Di Battista, un cittadino sovrano, un cittadino informato, no? E quindi l'obiettivo è quello, informare, per tanta gente addirittura, non, soprattutto dei borghi, non sapeva che il famoso Ciaccià Costantino Di Silvio avesse dei legami, innanzitutto non conosceva la figura di Ciaccià, addirittura che avesse legami con l'onorevole Maietta, e questo è un dato di fatto. Quindi attraverso anche questo gruppo, chiaramente non è che siamo gli unici soli, comunque cerchiamo di tenere informato la gente. Infatti a volte ho conosciuto persone che ho chiesto scusa se arrivano parecchie notifiche, perché è chiaro che alcuni post sono gettonatissimi, e mi dicono no, a me piace essere informato, e per me quella è stata, detta da tante persone, è stata il riscatto comunque per l'impegno quotidiano che cerchiamo di mettere per informare il cittadino. No, vorrei dire, Massimo, una domanda, chi arriva prima la fa, perché non possiamo, i tempi sono quelli che non possiamo stare a parlare 10 minuti. Quindi Luca Davi. Allora, che lo vede? D'Achille. Ciao a tutti, mi chiamo Roberta, ho 45 anni e io non so più che dire. Faccio la segretaria, in realtà sarei una sociologa ma ormai in pensione, diciamo. E
mi sono avvicinata al Movimento 5 Stelle nell'anno in cui sono stata disoccupata, un anno prestissimo, ero già iscritta sul sito nazionale e poi mi sono avvicinata proprio al Meetup e ho partecipato alla campagna elettorale delle politiche. E niente, sono emotiva, quindi in questo momento non so cosa dire. Ci ha fatto recuperare il tempo. Qualcuno vuole fare una domanda ad Achille? Aspetta, un bel lavoro che hai fatto sui trasporti che abbiamo fatto. Beh, io ero nel tavolo mobilità ho partecipato e partecipo tuttora al tavolo di lavoro sulla mobilità e abbiamo portato avanti un'indagine sull'uso dei trasporti pubblici e sulla soddisfazione degli utenti. È stata un'esperienza molto interessante, abbiamo visto confermate la maggior parte delle ipotesi o dei pregiudizi che potevamo avere, in effetti li abbiamo visti confermati e non so se sapete che anche il Comune ha commissariato un'indagine analoga, vabbè siamo pochi, mi sentite qua. Ok, ha commissionato all'università un'indagine analoga e ho letto parte dell'esito della ricerca e mi sembra che alcune evidenze siano assolutamente paragonabili alla nostra, nonostante loro abbiano fatto un'indagine dall'altro punto di vista. Noi abbiamo ascoltato gli utilizzatori, mentre invece loro hanno fatto uno studio proprio a un altro livello. Questa indagine è stata un'esperienza secondo me bella, non solo come squadra, ma anche nonostante magari sarebbe stato più pratico agire in un'altra maniera, abbiamo lavorato diversi mesi e magari se qualcuno ha piacere andarsi a leggere i risultati, io confido che tra le priorità è vero che Latina è una città tutta da rifare, però comunque confido che anche la questione del trasporto pubblico sia assolutamente affrontata. Per me comunque rimane, rimane la cosa più importante, le politiche sociali e la questione della casa, dell'abitazione, perché ho avuto un'esperienza in famiglia di una persona che ha perso il lavoro, è stata senza casa e il Comune le ha sempre detto trova la casa e noi ti paghiamo l'affitto e questa è proprio l'evidenza dell'assurdità di questa città come di questo paese, perché ovviamente se uno trova una casa, se non può pagare niente, se non ha un documento di avere un lavoro, non va proprio da nessuna parte, quindi non ha mai avuto la casa, adesso è morto. Però ecco, secondo me l'attenzione agli ultimi è la prima cosa. Grazie. Lasciando la parola a Luca Davi, poi con i candidati portavoce ci sbizzarriamo, insomma, quindi per quanto riguarda le domande, nel senso cominciate a, visto che i candidati sono candidati a un ruolo. Chiedo scusa, non puoi dire la liberatoria? Ci sono dei fogli qua. Se qualcuno vorrà porre delle domande, visto che c'è il tempo adesso, ai candidati portavoce. Abbiamo dei fogli qua dove possono essere segnate le domande che saranno messe dentro questo busto morto e poi saranno lette naturalmente. Quindi chi vuole si può munire di questo foglietto e poi riconsegnarlo. Grazie. Luca. Buonasera, sono Luca Davi e sono iscritto dal 2008 al 256, ma mi sono avvicinato in occasione delle amministrative 2011 e diciamo da quel momento ho partecipato a tutte le iniziative, insomma, che sono seguite e non ho nessuna esperienza politica, ma diciamo la cosa che mi ha convinto a candidarmi è stato proprio il gruppo che si è formato nel 256, perché sento insomma che è facile capirsi e quindi quando in un gruppo è,
è ben coeso, le cose vengono, perché abbiamo fatto delle cose e insomma sono convinto che ne usciranno di altre positive. Tutto qui. Posso fare una domanda? Che dici le cose a cui appunto abbiamo, che avete fatto? Allora, diciamo che sono stati fatti diversi esposti. Io diciamo, ho lavorato più che altro al tavolo rifiuti, e, perché secondo me una delle questioni, diciamo, ambiente e territorio, io sono particolarmente, cioè, sono particolarmente sensibile a queste tematiche, e abbiamo fatto appunto un esposto, anche se non diciamo partecipato, più che altro con i cittadini, diciamo, di Borgo Montello, e in questi l'abbiamo appoggiati, e altre ancora iniziative, insomma, per la legalità oddio, adesso non me le ricordo, purtroppo oltre Roberto anch'io sono molto emotivo, quindi grazie. Ciao a tutti, è un piacere stare qui e avervi qui. Sono Cinzia David, sono laureata in filosofia e sinceramente ciò che mi ha fatto avvicinare al Movimento 5 Stelle è di metterci la buona volontà di affrontare le problematiche sparse, tempestate sull'intero territorio. Io sono di Roma e tutti i problemi che sono presenti qui a Latina sono in numero maggiore a Roma. Francamente mi adopero, ripeto, in prima persona per affrontare i problemi, e francamente quello che vorrei che mi impegno personalmente è di portare una fruibilità per tutti a Latina, in questo caso, in modo di permettere che tutti quanti, in particolare che pagano anche le tasse, che vedano corrispondere anche le proprie tasse, il proprio obbligo, e di vederselo comunque ripartire con i vari servizi. Poi posso dire che ho fatto partire un tavolo insieme agli altri persone e attivisti del MU 256 riguardante l'abbattimento barriere architettoniche, sempre per lo stesso obiettivo, nel raggiungimento dello stesso obiettivo, ossia quello di dare modo e possibilità a tutti quanti noi di poterci vedere in prima persona, darci modo, avere proprio il territorio che sia disposto e organizzato nella maniera possibile per far a tutti quanti noi accedere, perché poi io sono molto convinta del fatto che oltre la scelta personale di fare determinate azioni e determinate cose, ma è anche quella di programmare ed sistemare, organizzare il territorio in modo che accolga veramente tutti e che non faccia rimanere nessuno indietro. E questo è anche il punto per cui io mi sono veramente interessata anche al Movimento 5 Stelle per questo, perché nessuno deve rimanere indietro. E beh, sono detto tutto, direi di più, però poi il tempo è passato. Grazie. C'è qualche domanda per Cinzia? Qualche domanda? No, puoi andare, ragazzi. Scusate, ci sono delle sedie qua. Se... Innanzitutto volevo dare il benvenuto alle persone che sono arrivate adesso e le volevo invitare a
a firmare, qui c'è un foglio, magari lo facciamo girare. Ok, è un foglio praticamente per la liberatoria alle riprese che stiamo facendo, perché in questo momento stiamo riprendendo tutto quanto l'evento. Andiamo avanti. Allora, abbiamo Antonietta De Luca. Buonasera a tutti e benvenuti, sono molto felice di essere qui con voi oggi e insieme a quanti stanno condividendo. Io mi presento dicendo che lavoro per la Scuola della Costituzione insieme a tanti miei colleghi qui in Italia, e che è una scuola ben diversa da quella disegnata dagli scorsi governi di destra e di sinistra. E naturalmente, essendo questa la mia professione, è l'ambito in cui sia in quantità di tempo che in qualità investo di più. E naturalmente mi piace investire in questo perché ho a cuore i giovani e principalmente le questioni del lavoro, che in Italia mi sembrano veramente diventare ogni giorno più urgenti. E seguo il Movimento 5 Stelle dal primo V-Day. E la cosa che mi colpì all'inizio fu veramente il grande valore di controinformazione, che veramente in quel momento sembrava fortissimo, perché Grillo era l'unico a leggere la realtà in un altro modo e a documentarla con altri dati che non fossero quelli appunto che comparivano sulla stampa che conosciamo. E quindi inizialmente ero iscritta al blog e mi occupavo soprattutto di diffondere queste informazioni, quindi organizzavo delle serate condividendo magari contenuti di che erano sul sito, oppure portavo a scuola qualche copia della settimana il lunedì mattina e cercavo di attivarmi nelle varie realtà dove mi trovavo, perché per un po' di anni ho viaggiato per ragioni di studio e di professionalizzazione. E quindi anche da fuori cercavo un po' di seguire. E sono entrata poi nel gruppo di Latina in occasione della campagna elettorale delle europee, perché ero stata poco prima nella commissione parallela istruzione e cultura della Regione Lazio, e lì avevo conosciuto Gaia Pernarella, che mi aveva messo al corrente dell'esistenza di questo gruppo a Latina. E quindi mi aveva invitato a partecipare e poi a fare questa esperienza. Insieme al gruppo mi sono attivata soprattutto sulle tematiche dell'istruzione e della legalità, e naturalmente ho cercato di dare una mano in tutte le altre circostanze in cui mi è stato possibile. E soprattutto col tavolo istruzione, voglio ringraziare ancora oggi le persone con cui l'abbiamo fatto, che sono qui presenti, e Valeria, Simona, Anna e anche quelle che non sono presenti. Abbiamo fatto, devo dire, veramente un grande lavoro di riflessione su una legge popolare che dal 2006 circolava tra i docenti precari e di ruolo della scuola italiana, per mandarla avanti e apportare delle modifiche che fossero in linea un po' con il pensiero del Movimento 5 Stelle che condividevamo. Grazie, chiudo. E ho seguito la questione anche in ambito sindacale, siamo riusciti ad avere un confronto con i deputati e i senatori nelle commissioni lavoro e istruzione, e quel lavoro è ancora a loro disposizione per il momento in cui il Movimento vincerà le elezioni nazionali. Grazie. C'è qualche domanda, dottoressa? Andiamo. Dario Di Bernardino. Ci sarebbero tante cose da dire, però trovare un estratto è un po' difficile. Comunque sono contento di essere qui e di avere una squadra comunque come tutti quelli che si sono presentati ad essere consiglieri e capigruppo, perché il movimento parte da questo, proprio dallo stare insieme, dal confrontarsi e dal cercare dalla condivisione innanzitutto, ma cercando dei modi di risoluzione dei problemi. Questo
questo è innanzitutto il lavoro che ci tocca fare e che ci toccherà fare. Da soli non siamo nulla, anche perché qualcuno l'ha già detto, non siamo politici, ma insieme come squadra possiamo arrivare a vincere veramente questo grande traguardo, insomma questa grande battaglia che ci si prospetta all'orizzonte. Io sono un educatore da tanti anni, sia di gruppi per persone diversamente abili, disabili, chiamiamoli come ci pare, e ho lavorato a Roma con una cooperativa che si occupa di questo tipo di assistenza anche come gruppi vacanza, perché a Roma funziona anche questo, che quando ci sono queste condizioni le famiglie vengono aiutate anche con facendo partire i ragazzi e usufruendo dell'appoggio delle cooperative, quindi è un'unione tra ASL, cooperative e comune, che comunque se dà la possibilità alle famiglie anche solo per 7 giorni, 9 giorni, comunque di stare veramente un po' più sollevati, perché i problemi poi di disabilità sono gravi. Poi mi sono occupato anche di teatro, perché io fondamentalmente sono uno scenografo, per cui tanti anni anche un attore, quindi tanti anni ho fatto teatro. E vabbè, che vi dico, Grillo lo conosco, lo ricordo dalla televisione. E poi, insomma, io ci sono cresciuto con Grillo, me lo ricordo quando lui era già contro dalle pubblicità che mettevano dietro i biglietti delle piste sciistiche, quindi già allora, insomma, lo seguivo e ce lo ricordiamo tutti, chi c'ha più o meno la mia età. Poi lui è stato cacciato fuori dalla televisione, l'ho continuato a seguire. Poi la presenza qui è dal 2013, che seguivo con Valeria, con altri, con Simona, il tavolo sulle associazioni e il tavolo cultura pure, che erano insieme. Adesso sto seguendo diversi tavoli e cerchiamo innanzitutto di risolvere per esempio il problema delle barriere architettoniche, perché Latina deve essere una città portata di tutti, ma anche lanciata verso il turismo, perché insomma non si parla mai di turismo, ma sempre di costruzioni, grattacieli, sfruttamento del territorio, robe varie, almeno questo sono tutto quello che c'è stato. Grazie. Invece ecco, lanciare il turismo a Latina sarebbe veramente una cosa buonissima. Per prima parlavi di turismo, soprattutto hai lavorato con Roma. Voce. Hai lavorato a Roma con diversamente abili. Con i ragazzi disabili. Quindi a Latina, per lanciare il turismo anche sotto questo aspetto, hai qualche idea già in mente oppure rimandiamo alla scuola? Allora, il tavolo, sperando che partirà presto, perché con Pasqualino già ce l'avevamo detti che comunque si doveva far partire questo tavolo turismo, e poi si cercherà insieme di organizzarlo, anche perché Latina è una città che offre tante cose, la storia, perché è una città razionalista, per cui si può ricostruire questo senso della storia e quindi aprire la storia di Latina, la visita proprio alla città vecchia, ai monumenti, a tutto quello che Latina può offrire come turismo per tutti. E poi per la disabilità riorganizzare la costa, perché veramente non ci sono possibilità, come abbiamo visto, insomma, di accesso anche solo alle persone anziane, ai vecchi che magari hanno bisogno. Già non ce l'abbiamo al centro città, figuriamoci nella costa, che insomma c'ha tanti problemi da dover risolvere. Grazie. Vorrei ricordare ai candidati di essere un po' più sintetici, perché sennò non ce la facciamo con i tempi. Michele Federici. Allora, sono Michele Federici, iscritto dal 2013, e nella vita faccio l'artigiano e sono felice di essere qui. Il gruppo a me mi ha dato molto, nel senso che
che beh, io prima facevo una vita un po' squallida, magari la faccio ancora, tutto sommato, come se lavora tanto così. Però ecco, il gruppo mi ha dato tanto perché completamente assopito, completamente distratto, completamente all'oscuro di quello che succedeva nella città, anche a livello nazionale, no? Quando ormai qualcuno voleva parlare di politica, sempre di corsa. E quindi, quindi a me piace molto questo gruppo e penso che insieme possiamo fare sicuramente qualcosa per questa città, sia all'opposizione che alla guida del governo della città. Il nostro movimento, il Movimento 5 Stelle, alle spalle ci sono delle regole primarie, a mio avviso fondamentali, che comunque m'hanno iniziato a far avvicinare. Ricordo appunto doppio mandato e poi si ritorna nella vita normale, nella società civile. Ricordo quella del noi non prendiamo i soldi e finanziamenti ai partiti, per noi la politica è questo quello che mi è piaciuto. La politica deve essere fatta per il piacere di farlo e per la volontà di poter dare un contributo appunto a tutti i problemi che ci stanno, che abbiamo un po' tutti quanti detto, no? La burocrazia, le tasse, gli ultimi, è una cosa importante, gli ultimi non devono, io pure ho un occhio attento per chi ha problemi. E caso vuole che qua a sto paese, diciamo, tanta gente che ha fatto il tessuto del paese, che si ammazza del lavoro, e vengono, insomma, non sono molto considerati, e non sono considerati neanche quelli che hanno qualche sventura. E niente, penso, grazie. Gaetano Furio c'è? Arriva tardi, va arrivare qui. No? No, non c'è. Massimo Lupi? Vetturi Amanni? Buonasera a tutti. È emozionante, no? Tutti, credo. Allora, mi chiamo Vittoria Manni e vorrei iniziare dicendo una cosa, che nel 70, visto che parliamo delle comunali di Latina, nel 72 io sono andata via da Latina e mi sono trasferita a Bologna perché odiavo questa città, amavo il territorio ma odiavo l'amministrazione, le cose, e sono andata a Bologna, una città dove c'erano i movimenti studenteschi di allora, voi siete giovani e non potete magari avere soltanto per la storia, magari l'avete studiato, movimenti studentesi nelle quali io ho fatto parte come attivista e ne ho viste veramente tante, non dico con le femministe perché sinceramente con i movimenti femminili, però per quanto riguarda, diciamo, quindi per ritornare a Latina, qua mi sono laureata in sociologia e mi sono battuta poi ritornando in questa città sempre a livello personale, mai avendo aderito a partiti politici, anche se nella mia condizione di ragazza madre sarebbe stato molto più comodo avere un partito politico che mi avrebbe aiutato, diciamo, a posizionarmi, no? Invece non mi sono posizionata, ho lavorato per quasi 20 anni all'ASL, ma non come impiegata, come portantina, nonostante fossi laureata, e proprio perché non ho mai aderito né a sindacati, insomma sono una persona indomabile. Ecco, diciamo che ho un Grillo, ecco, per esempio mi è piaciuto Grillo perché essendo, diciamo, più o meno della mia età, no? Credo lo stesso anno, già poi nel nome Grillo, no? Il grillo parlante è un grillo fuori, è una voce fuori dal coro. Mi ci sono avvicinata in questo modo, proprio per, diciamo, essere contro, e io sono una contro, infatti ne faccio tanti nemici, però secondo me avere tanti nemici non è una brutta cosa, secondo me avere, diciamo, persone che ti temono è una buona cosa. Io vengo in questo momento tutta sudata da un trasloco, sto cambiando casa perché non ho avuto la possibilità di pagare gli affitti ed è la quinta volta che ho uno sfratto, quindi da sola mi sono fatta già un trasloco di una camera, pensate un po', no?
eppure non ho 20 anni, però io sono un artista, quindi come ho detto sono laureata, mi sono occupata, come dicevo, a Latina, l'ho messo anche nella breve biografia che magari tutti avete letto, mi sono occupata di due cose importanti a Latina, parlo sempre degli anni in cui ero questa ragazza madre, quindi negli anni 80, e in merito agli asili perché e alle mense, ai bambini diciamo fino a 3 anni, perché voi non sapete, ma praticamente c'era una, adesso io non vi posso dire le leggi precise o meno, però so che c'era il fatto che tu potevi portare il bambino qua a mezzogiorno, tu dovevi riprendere. Concludi. E mi devi dare un po' di tempo? Come no, 3 minuti per tutti sono. Va bene. Allora concluderò dal momento che poi magari mi farete una domanda, che io magari vi risponderò. Ho lavorato all'ANSA, mi sono licenziata perché non sono sottomessa a un potere che dei sindacati che non mi piaceva. E mi piacerebbe tanto stare all'interno di. Diciamo, non dico del comune, proprio aiutare, perché ho un'idea di una città. Voglio concludere con una frase che per caso un artista oggi ha scritto su Facebook, ed è un artista di Torino che io stimo moltissimo, ed è Alessandro Bulgini, anche lui è un tipo particolare. Allora lui dice così: non è il centro della città che fa grande una città, è dalla gestione della sua periferia che ne si riconosce un buon governo. D'altra parte non è l'abito che fa il monaco, ma i suoi contenuti, e la periferia è il contenuto. Ecco, questo piccolo, diciamo, questa sintesi secondo me racchiude tutte le politiche, dal sociale all'ecologico, cioè c'è di tutto in questa frase, e io la condivido in pieno. Avrei voluto dire altre cose, però mi chiedono, siccome non voglio. Giulia, ti posso fare una domanda? Assolutamente sì. Senti, visto nella prospettiva, no, che sarai eventualmente consigliere comunale, puoi dirci una cosa che vorresti fare magari non contro ma a favore della città? Esatto. Allora io immagino, allora io intanto prima di tutto mi piacerebbe occuparmi proprio del sociale, come ho detto, per quanto riguarda ho partecipato a diversi tavoli, no? Quindi sull'assegno civico, che non è, diciamo, un bonus che viene dato per cioè, quello non c'è soldi, non lavora, gli diamo tac. L'assegno civico è una compensazione, diciamo, che viene data in cambio poi di ore lavoro, questa è una cosa. Poi un'altra cosa che mi interessa moltissimo, sempre il discorso delle scuole, delle scuole come un diritto, cioè perché a Latina sorgono scuole dall'infanzia, diciamo dalla prima infanzia, quindi anche asili nido? Perché ci sono tutte queste scuole private, asili nido? Domanda. Perché ci sono persone che pensano che magari la scuola pubblica non è buona, no? Oppure hanno i soldi e li mandano a scuole private. Invece secondo me il diritto della scuola è avere dei buoni insegnanti, come hanno detto prima le altre ragazze, e ce ne sono tante, veramente tante. Quindi questa è un'altra cosa. L'altra cosa fondamentale, secondo me, è informatizzare la città, che è la cosa che io sogno in assoluto, che è la mia tesi di laurea di quasi 20 anni, no, quasi 30 anni fa. Che praticamente informatizzare significa informatizzare e informare, quindi rendere, diciamo, tecnologica una città a chiunque, anche a chi non ha la possibilità da casa, quindi il wifi gratis, avere lo schermo in piazza, nelle piazze, nelle periferie. Io chiedo scusa ancora una volta, però ragazzi, io ce la prego. Allora, il prossimo è Marego Alessandro, c'è? Non c'è. Fabio Miranda? E poi si prepari Simone Morello. Vi pregherei di rimanere tutti massimo nei 3 minuti. Perché la risposta alle domande si è contenuta in 1 minuto, non possiamo andare a 10 minuti soltanto per i consiglieri. Buonasera a tutti, io ci metterò 1 minuto. Sono Fabio Miranda, pochi mi conoscono perché soprattutto ultimamente sono stato poco presente nel meetup per quanto riguarda soprattutto i lavori del tavolo di lavoro in cui io mi sono iscritto all'incirca nel 2013, insomma. Per motivi di lavoro soprattutto mi sono dovuto, diciamo, assentare, per cui altri mi hanno visto molto di più, altri di meno. Però in fondo, ecco, diciamo, sono contento di aver partecipato
al tavolo di lavoro di mobilità e opere pubbliche, al tempo oggi mobilità e trasporti, perché ho potuto notare come effettivamente dei traguardi si possono raggiungere con l'unione, quindi con la partecipazione, conoscendo persone fantastiche che mi hanno sicuramente portato ad avvicinarmi a un mondo che conoscevo poco. Detto questo, io volevo precisare che ecco, oggi sono presente sì come candidato a consigliere comunale, futuro, possibilmente, però soprattutto per dare solidarietà a questo gruppo fantastico di persone fantastiche che merita un applauso. Come... Quindi ecco, in un futuro non so se riuscirò a dare certamente la disponibilità, perché il lavoro che svolgo ogni giorno mi porta via molto tempo. Sono un libero professionista e sono ingegnere iscritto all'ordine qui a Latina, però ecco, sarò lieto di far parte di questo gruppo fantastico. Grazie. Grazie. Simone Morello si prepara, no, Fabrizio Muraro no, perché si sposa oggi, anzi è sposato. Si prepara Alberto Togliani. Buonasera a tutti, si sente? Sì. C'è quella cosa lì che mi sta sempre a guardare, mi mette un po' di... No, anzi no, nervosismo. Sì. Sono felicissimo sia per me che per tutti quanti voi essere qui, perché il movimento è il movimento, la M maiuscola. Dall'altra parte sono un po' amareggiato perché vedo pochi giovani, o almeno non per dare dell'anziana a qualcuno, no, magari della mia generazione, della mia generazione, non volevo offendere nessuno, sono apposta. Però per quanto sono Simone Morello, non mi sono presentato, 25 anni, mi sono diplomato come perito chimico presso l'Istituto Tecnico Galilei e, come ho già detto, sono un po' amareggiato ma anche abbastanza irritato da tutti i ragazzi che vanno fuori, che sono andati e che vanno e continuano ad andare fuori all'estero sia per lavorare che per studiare. Sembra un prete, no? Però ecco, per la città io vedo di servizio ovunque, per il trasporto, e quindi mi riferisco anche alle persone disabili, perché non vedo un servizio adatto, per l'istruzione, per tutto il cemento che continuano a gettare su questa terra che è favolosa, perché terre come la zona pontina ce ne sono veramente poche, almeno magari in Italia, all'estero che se ne frega. Però non vorrei parlare soltanto della mia generazione, io in generale credo che dobbiamo portare delle persone giuste, pulite, ma siamo tutti così qua dentro, oneste soprattutto, dentro al comune, che poi è la casa del cittadino. Ognuno di noi poi deve renderlo migliore. Che altro volevo dire? Hai un minuto, ancora un minuto, 50 secondi. Più parlate voi, meno tempo. Proprio per parlare appunto, perché non siamo politici e non vogliamo aspirare qualcosa di personale e di interesse personale. L'altro giorno, se non o ieri, Enrico Tiero ha scritto sulla pagina di Latina 5 Stelle, io mi sono permesso di dire che la politica non è un mestiere. La politica non è un mestiere. Qualcuno voleva una domanda a Simone? Eccola. Vedi, mi sente, dai. Ok. Che fai nella vita? Niente, sono disoccupato e cercherò. Avrei voluto studiare qualcosa, ma economicamente non mi è permesso ancora. Grazie. Salute. E si prepara Emanuela Palma. Non c'è.
Allora passo qua di Conduzzi, Silvia Elisabetta poi. Sì, dopo. Buonasera a tutti, emozionato come penso tutti, un po' inaspettatamente qui perché non era nelle mie previsioni degli anni 2000 e passa, però sostanzialmente diciamo qui per collaborare insieme a tutti quanti. La domanda me la sono fatta io per primo, perché candidarmi, perché propormi diciamo per un'eventuale candidatura? Per un motivo molto semplice, perché uno vale uno, l'ho detto anche in altre occasioni, e forse è il caso diciamo di mettere ognuno a disposizione quello che ha. Io lavoro attualmente in un comune, nell'amministrazione comunale di Sabaudia, e ho lavorato, diciamo, ci sto dal 1994, ho visto la macchina amministrativa in tutti i suoi aspetti, quindi diciamo conosco i settori, conosco diciamo la macchina proprio per come funziona, l'ho vista sotto da professionista, l'ho vista da consulente esterno, l'ho vista da precario, l'ho vista la sto vedendo adesso da dipendente a tempo indeterminato. E questa è un'esperienza, vi assicuro che è importante, è un bagaglio culturale non indifferente, proprio perché ti permette di essere in prima fila nei confronti del cittadino, ti rendi conto di quali sono le vere problematiche del cittadino e di quali invece purtroppo sono le vere esigenze della classe politica che ci ha amministrato fino ad oggi. Fino ad oggi noi avremo purtroppo anche in seguito in tante altre situazioni una classe politica che fa una campagna elettorale con un unico programma. Il programma elettorale negli ultimi 20 anni presumo sia farsi rieleggere, cioè non hanno altri interessi, assicuro assolutamente, questo in tutti i comuni non ci stanno, non vedo grosse differenze. E torno al discorso del uno vale uno proprio per questo, perché io penso che chiunque oggi venga selezionato come portavoce consigliere sarà semplicemente una persona che si metterà a disposizione dei cittadini e del programma che verrà condiviso dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Perché il padrone dei consiglieri rimane il programma elettorale, rimane l'esigenza della cittadinanza, non l'esigenza degli amici o del conoscente o di quello che ti ha finanziato la campagna elettorale, sostanzialmente questo è. E per questo dico sostanzialmente ecco. L'esigenza, ho detto, proprio di mettere a disposizione una conoscenza su tante materie. Purtroppo è facile spesso dire che magari le amministrazioni comunali non funzionano, ma come per tutte le cose il pesce puzza dalla testa. E è inutile prendersela con tanta gente che magari sembra che non fa il suo lavoro, ma spesso non viene neanche messa in condizioni di fare il suo lavoro, e questo non è casuale, è scientifico. Le amministrazioni non devono funzionare. All'estero, nelle amministrazioni pubbliche, ci sono le migliori professionalità del paese. In Italia no. Ok? C'è qualche domanda per Alberto? No. Volevo chiedere che porterai eventualmente la tua esperienza di dipendente comunale, che è importante per lo scopo per cui ti danno. Allora, l'esperienza di dipendente comunale è una sola, è quella di riportare spesso l'amministrazione, se ci sarà, o in ogni caso tutti i colleghi, ma sia che sia che il movimento vada al governo o meno, coi piedi per terra. Sostanzialmente le esigenze dei cittadini sono molto meno folli di quelle che sono quelle dei politici, cioè i cittadini spesso non hanno bisogno di porti, di aeroporti, di opere faraoniche. I cittadini hanno bisogno di trovare il marciapiede sotto casa pulito e di sapere che il cassonetto è disponibile e di sapere il giorno che devo buttare, che mi si rompe il mercurio del termometro, e voglio sapere dove devo buttare il mercurio del termometro, voglio sapere come funziona. Questa è quella. Quindi ridurre diciamo la macchina amministrativa riportare la macchina amministrativa comunale a quello che è l'esigenza del cittadino, cioè avere un rapporto diretto. Bravo. In maniera semplice, ma una cosa facile. Grazie. Grazie. Signori, scusate, io passo per antipatico, però mi tocca pure passare per antipatico. Stanno delle presentazioni, è una cosa abbastanza importante, il candidato viene qua, si presenta, poi insomma dovremmo votare, mi sembra una questione abbastanza delicata e importante. Se gentilmente cerchiamo di non parlare, anche perché siamo pochi, la stanza è piccola,
qua arriva solo confusione, si distrae il candidato, non si sente nemmeno troppo apprezzato, non va bene. Uno. Due, se avete giustamente necessità di uscire, sigarette, bagno, aspettate quantomeno che c'è il cambio tra i candidati, così non si distrae il candidato, perché comunque è davvero una platea ristretta, però quanto, no, io vado di qua, ma non è né per te, no, tutti. Giù, ok, grazie. Prego. E poi, l'ultima cosa. Giustamente mi dicevano, possiamo fare pure una piccola pausa, io propongo una piccola pausa, però cerchiamo di arrivare almeno alla metà dei candidati, se no non riusciamo più. Prego Silvia. Dopo, dopo. Si prepara poi il senso aperto, c'è. No, avevo detto comunque Pasquali, Coruzzi, Silve e una sola persona però. Sì, mi hanno chiamato perché tutti questi nomi faccio mucchio. Insegno inglese già da 6 anni in un istituto superiore di Latina, insegno dal 2000 in tutti gli ordini di scuola. Sono stata docente a contratto all'Università della Sapienza per 7 anni, giurisprudenza, economia e in tutti gli indirizzi di ingegneria. Sono felice di dire che qualsiasi cosa ho fatto non ho mai dovuto chiedere niente a nessuno, mi hanno sempre chiamato per fare le cose. Questa è una cosa importante da dire in Italia perché non sempre accade. Prima del 2000 ho lavorato all'estero per diversi anni in 3 multinazionali. Sempre dopo aver superato concorsi o colloqui, quindi anche questo è importante da dire. Prima che arrivasse Grillo qui a Latina ho incontrato Gianluca Bono che aveva il banchetto sotto i portici, mi sono innamorata politicamente parlando di Gianluca, l'ho deciso di seguirlo fino alla morte ed eccomi qua, insomma, questa è la cosa. Faccio parte del gruppo Mobilità e Trasporti. Il motivo per cui non mi sono preparata niente stasera è perché sono talmente convinta della bontà del gruppo, della forza di questo gruppo, di queste persone che sono qui e delle altre che ancora non sono arrivate, che veramente non c'è bisogno di troppe presentazioni individualistiche, perché qui siamo una squadra fortissimi, non c'è bisogno di altro. L'ultima cosa che volevo dire però è importante, io ho appreso dalla mia famiglia che la dimensione sociale del vivere si concretizza nell'attivismo, quindi io sono sempre stata un'attivista in solitaria come sono abituata a fare. Poi sono stata felice di incontrare un gruppo di persone che è stato Rinascita Civile, di cui io sono membro fondatore insieme a mio marito, che mi ha permesso di praticare l'attivismo insieme. Ancora più felice sono stata quando ho incontrato i 5 Stelle, che sono strutturati in una maniera molto più ampia, molto più articolata, per cui sono felice di continuare a lavorare con loro. Tutto qua, lo farò sia da consigliera, se diventerò consigliera, e se non lo diventerò, come siamo abituati a fare, sempre a lavorare in gruppo. Certo. Grazie, un attimo. Se qualcuno vuole fare una domanda qui. Nessuno? Grazie. Vincenzo Perna e Silvia Pari Pisano Pasqualini. Ah, questa è qua, la prima fila. Sì, buonasera, sono Vincenzo Perna, ho 53 anni, sono il sostituto commissario della Polizia di Stato e lavoro tanti anni qui a Latina, 18 anni circa. Ho 32 anni di servizio e in questo periodo, in questi ultimi 10 anni, ho avuto anche la possibilità, diciamo così, di fare, ho preso la laurea in scienze dell'investigazione proprio nel settore dove ho svolto attività e tuttora svolgo investigativa. E dal 2013 ho iniziato, diciamo, con il movimento, con il gruppo che poi ho lasciato per un periodo anche per motivi miei, insomma, e il caso ha voluto poi che questa settimana sono stato ricontattato e eccomi qui, ma non avrei mai pensato a una cosa di questo genere. E quindi mi sono proposto e con l'intenzione, insomma, di dare una mano a questo gruppo veramente grandioso, perché sono veramente persone speciali. E con Bernardo già nel 2013 ho fatto parte del gruppo Giustizia, Legalità, e già ieri sera appunto ci siamo incontrati per un altro meetup appunto, e si sta verificando di portare a termine in qualche modo una richiesta già stata predisposta per l'istituzione di una DDA qui, di una sede distaccata dalla DDA qui a Latina.
cosa che anche quest'una da anni che se ne parla, ma poi le questioni non è mai stata portata a termine perché comporta una serie di difficoltà economiche, di personale, eccetera. Se si riuscisse a fare un qualcosa di questo genere sarebbe veramente significativo, perché conosco bene la realtà sia locale che in provincia, per varie indagini che sono state attivate, svolte, e anche personalmente ho seguito, avendo lavorato tanti anni alla squadra mobile qui, e quindi ecco, posso portare il mio apporto in questo senso qui. Quello che bisogna fare per quanto concerne la sicurezza, sicuramente, oltre a coinvolgere il cittadino, quindi avere dei punti di riferimento dove si può appoggiare per comunicare qualsiasi necessità di qualsiasi genere, ecco, bisogna fare questo insomma. Poi anche con i giovani, intervenire nelle scuole, poi se ci guardiamo intorno un minuto ancora, quindi lavorare con i giovani, lavorare per esempio, cioè, la sicurezza, le persone che stanno in difficoltà, gli anziani eccetera, fare interventi anche nelle scuole per dare proprio, io l'ho fatto anche con il mio lavoro, degli interventi abbiamo fatto quando nel periodo che c'erano quelle azioni, quegli avvenimenti di bullismo a livello nazionale, quando a livello nazionale poi esce fuori il problema, il ministero manda le circolari e dà disposizioni di fare interventi a scuola sulla legalità con i giovani per cercare di attenuare un po' il problema. Purtroppo sono iniziative che non vengono poi portate avanti, vengono interrotte per tanti motivi, e invece se noi come movimento riuscissimo a fare questo sarebbe una cosa ottima, ma soprattutto per i giovani, perché bisogna dare un segnale differente. Grazie. Poi un'ultima cosa, qui nessuno, come dicevamo l'altro giorno, si propone di andare ad occupare poltrone da nessuna parte, perché come la vedo io, abituato a lavorare in un certo modo, è quello che fanno anche i ragazzi qui, quello che diciamo anche con Bernardo, con Pasqualino, quello che andiamo a fare, il lavoro che c'è da fare proprio, anche a studiare, perché qui nessuno ha fatto esperienze lavorative politiche, io personalmente proprio non ne so niente, quindi comporta, insomma, quello che andiamo a fare è sproporzionato assolutamente con quello che ci ritorna, sicuramente. Grazie. Sintetico, cos'è una DDA e perché serve alla DINA? In un minuto però, sintetico, visto che parlo con un esperto del settore. La DDA intendiamo la direzione distrettuale antimafia, quindi che si occupa specificatamente di settori di criminalità organizzata. Quindi giù nel sud Pontino abbiamo chiaramente dei gruppi criminali di un certo livello che vanno attenzionati in un modo diverso, che una squadra mobile come quella a Pietralina non riesce a fare, per questioni di personale ma anche di mezzi, perché tecnicamente ci sono anche degli interventi differenti da fare come procura, attività tecniche differenti con periodi differenti di lavoro. Si prepara Simona Pinto, c'è? Sì, c'è. Buonasera a tutti, sono Pasqualino Pisano, ho 45 anni e sono impiegato presso un'azienda di costruzioni aeronautiche a Latina. E io mi sono avvicinato al Movimento 5 Stelle nel 2011, quando venne Grillo e Giardinetti, e la cosa che mi colpì, anche pur conoscendo Grillo anche le sue battaglie in precedenza, la cosa che mi colpì fu una frase nella quale ci chiedeva di metterci in gioco già da allora, e diceva: basta con queste storie, tengo famiglia, ma sì, lo fa qualcun altro. E questo mi ha fatto capire, insomma, che per poter cambiare qualcosa in questo paese bisogna metterci la faccia e il coraggio. Ed è per questo che comunque mi sono, poi andando avanti nel tempo, mi sono avvicinato al Movimento 5 Stelle per cercare di fare qualcosa fisicamente e non soltanto lamentandomi. Quindi nel 2012 ho partecipato alla campagna elettorale per le regionali, la formazione del gruppo per le regionali, e poi nel 2013 per le politiche insieme ai ragazzi del 256, e nel frattempo per anche un meetup a Pontigna, perché io sono di Pontigna. La cosa che mi ha più fatto, diciamo, che mi trascina in questa esperienza è il fatto di aver trovato persone che condividono le mie aspettative, i miei stessi pensieri, e con i quali ho un affiatamento particolare, perché io mi sono sempre sentito, io
diciamo, nel contesto sociale è quasi un bastian contrario, cioè uno di quelli che rompe le scatole, che non gli sta mai bene niente per quello che era la società che ci circonda. Quindi trovare persone che invece la pensano come me mi ha dato uno stimolo, una forza, e io mi sono trovato benissimo in questo gruppo, perché insieme riusciamo a fare grandi cose, e lo abbiamo dimostrato, l'abbiamo dimostrato nel tempo con tutte le persone che hanno collaborato nei vari tavoli ai quali io ho partecipato, come quello sulla legalità, quello sui rifiuti, ambiente, ce ne sono diversi, sul curriculum ce ne sono di cose, però non sto qui a elencare tutto. Adesso per questa esperienza, per me nuova, perché io non ho mai fatto politica, anche se me ne sono sempre interessato fin da ragazzo, è importante che ci mettiamo tutta la nostra forza per cercare di ottenere un buon risultato, perché quello che è il nostro, almeno a me sta a cuore molto, diciamo, la valorizzazione di questo territorio, e quindi perché il ritorno sociale. Ciao. C'è qualche domanda di Pasqualino? Grazie Pasqualino. Grazie Pasqualino. Allora, Simona Quinto e Silvio Pari, Quirina, Albertina Quirini. Buonasera a tutti, scusate, ovviamente non è la mia vera voce questa, sono influenzata. Dunque io inizierò col dirvi molto semplicemente che sono nel movimento perché ero già nel movimento dei precari nazionali degli insegnanti, quindi ho detto perché non portare il mio contributo anche nel Movimento 5 Stelle di Latina. Quindi una domenica andai ad un banchetto a Latina e chiesi: ma esiste un tavolo scuola? Perché a me piacerebbe, insomma, potermi unire a delle persone che hanno un contributo da dare per la scuola, sia dal punto di vista dei docenti sia dal punto di vista degli studenti. E quindi poi scoprì Valeria Scognamiglio, che mi iniziò, tra virgolette, al tavolo istruzione e cultura, e che poi dopo, insomma, suddividemmo in quattro sottotavoli e lavorammo su progetti fattivi sulla scuola, scrivemmo anche un'interrogazione parlamentare sul BES da sottoporre poi alla Silvia Chinenti. E quindi, insomma, da lì è partito una serie di lavori. Quindi io dico particolarmente mi sono occupata del settore scuola, perché essendo insegnante, avendolo desiderato fin da bambina di fare l'insegnante, quello so fare, insomma. E adesso, quindi, insomma, dopo gli stati generali della scuola, che ci ha visto molto impegnati tutti quanti all'interno del Meetup di Latina, tutti gli attivisti, siamo riusciti a buttare giù qualche linea guida, insomma, se dovessimo arrivare a governare, tra virgolette. E adesso mi interessa molto il tavolo che ha iniziato Cinzia David, che è sulle barriere architettoniche, abbattiamo le barriere architettoniche, per cui io che sto a scuola mi rendo conto proprio che non vengono rispettati i criteri base, proprio quelli principali, quelli minimi, quindi non c'è il diritto dello studente a poter esprimersi appieno, e spesso e volentieri ragazzi che hanno delle disabilità sia fisiche che sensoriali non hanno la possibilità di seguire regolarmente la scuola, che, come diceva più di qualcuno, mi pare anche per Luria Magni e più di qualcuno, la scuola deve essere pubblica, non privata, quindi noi ci battiamo per quello, anche all'interno del movimento. Qualche domanda per Simona? Vieni, o parla. Sul decreto buona scuola, una criticità secondo te, se secondo te ci stanno delle Allora, criticità ce ne sarebbero una dietro l'altra, la più grave, la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici, brava, che non rispetta brava. Più per la cosa, ma potrebbe
parlare ma non posso urlare, non ce la faccio proprio, ma potrebbe portare in classe insegnanti con pochissima esperienza, e voi che siete tutti genitori qua dentro, la maggior parte vi rendete conto quali sono gli insegnanti che fanno bene il loro lavoro e chi no. Con la chiamata diretta questo si rischia, è una delle tante felicità. Albertina Pirini, si prepara Anna Sacchetti, c'è? Sì. Ciao a tutti, mi chiamo Albertina Pirini, ho 42 anni, casalinga. Chiave. Casalinga, mamma, mi sono avvicinata al movimento perché sentivo il bisogno di dare, quindi non mi bastava più dare alla mia famiglia, dovevo dare alla mia città, dovevo dare il mio contributo, il mio tempo, quello che posso dare, perché come voglio bene alla mia famiglia, voglio bene alla mia città, ci sono nata, ci vivo da 42 anni e mai come in questo momento siamo veramente in emergenza e quindi è il mio dovere fare questo. Domande per Albertina? Grazie. Grazie. Anna Sacchetti, e si prepara Rita Schiavano. Buonasera, sono Anna Sacchetti, sono nel gruppo dal 2013 con il tavolo istruzione. E sono un'insegnante e sono un architetto. Tra l'altro la mia tesi di laurea era sull'architettura razionalista e recupero, quindi la tema la sento particolarmente mia. E ho collaborato un paio d'anni anche con il Comune di Pomezia nel 2007 e nel 2008 alla progettazione del Verdi. In realtà ero entrata su curriculum, chiamata a curriculum come disegnatrice, poi mi sono ritrovata a fare tutt'altro. E quindi mi accorgo, cioè sono sensibile non solo alle tematiche ovviamente inerenti all'istruzione, ma anche magari quelle legate un po' all'architettura e allo stato di mantenimento di alcune criticità della nostra città, come ad esempio alcune, appunto, l'architettura e poi la manutenzione del Verdi, che è sempre carente. Faccio parte di questo gruppo perché ritengo sia un gruppo eterogeneo di persone in cui la costante è comunque l'onestà, la genuinità e l'entusiasmo, e quindi me ne sento parte integrante, anche se purtroppo spesso per motivi di lavoro non riesco sempre a partecipare, però quando posso cerco sempre di dare il massimo. Grazie. E sono qui anche per quello. E si prepara Valeria Scognadiglio. Buonasera a tutti, Rita Schiavano, residente a Sermoneta da 5 anni, nata e cresciuta a Latina, e Latina che vivo, che sento mia, nonostante la residenza sia adesso a Sermoneta. Mi sono avvicinata al movimento perché volevo creare a Sermoneta un meetup e avevo bisogno di capire come funzionasse, e mi sono rivolta al gruppo di Latina, dove ho trovato tante persone che ci hanno saputo indirizzare, ci hanno anche fatto capire che si avvicinava tanta gente al meetup di Sermoneta in vista proprio della situazione politica. E non era il caso di fare una lista in 4 e 48 senza aver studiato il territorio e senza neanche conoscersi come gruppo. E il gruppo di Latina io l'ho sempre visto come un gruppo forte, un gruppo coeso, un gruppo che sa dare tanto, un gruppo che ha tra i vari attivisti tante varie capacità da mettere a disposizione l'uno dell'altro. Nella vita mi sono sempre trovata a scontrarmi con quelli che erano i miei diritti e doverli quasi elemosinare, e questo forse mi ha sempre dato la forza di lottare contro tutto quello che era l'istituzione mal gestita, a partire dall'asilo nido per una bambina che comunque ti spetta di diritto, ma che se non hai il santo in paradiso nessuno ti assegna il posto, e il lavoro che non c'è. E quindi ho sempre fatto di tutto e di più, ho avuto due attività commerciali, ho conosciuto tanta gente, lavoro ad oggi aiutando il mio compagno nell'attività che lui ha, e c'è tanto da fare a Latina,
c'è tutto da rifare a Latina, cioè mancano spazi per i bambini, manca un litorale ben gestito, manca le scuole tenute come giusto che sia, l'urbanistica che cade a pezzi perché è stata sfruttata dai soliti 4-5 imprenditori locali che hanno fatto piazza pulita di tanti, tanti territori, sperperi vari. C'è tanto da fare, e io vedo che comunque, al di là delle solite liste, dei soliti politici che abbiamo sempre avuto in questa città, che hanno fatto da padroni, che non hanno lasciato spazio al cittadino, non gli hanno neanche fatto esprimere la propria idea, se avessero magari una proposta, se la sono sempre gestita tra di loro, non ultimo Piero che si riunisce a casa a cena e poi ci danno dei poco democratici, ma va bene comunque. 5 secondi. Io parlavo muovendo su microfono. Io penso che insieme ce la facciamo, penso che al di là di tutto, al di là di coloro che passeranno nella lista, il supporto poi di tutti sarà comunque fondamentale. Comunque ci sarà sempre dietro alle spalle un meetup che deve lavorare, quindi al di là di chi ci mette la faccia e si assume l'onere gravoso di andare a scontrarsi, perché sarà preso di mira forse più dell'attivista, certo, che rimane dietro. Il compito più forte ce l'hanno proprio gli attivisti che rimangono a lavorare sui tavoli. Grazie. Bravo. Valeria Scogliamiglio, e si prepara Francesco Serra. Allora, io sono violinista e mi sono diplomata, insomma, e ho scelto di rimanere a Latina quando molti colleghi, io avevo l'opportunità, studiavo a Ginevra, potevo entrare in orchestra, c'erano ancora delle opportunità, sentivo prima Simone. Ecco, la mia scelta è stata quella di investire su questo territorio, e quindi in quello che è il mio campo, io nel campo della scuola, dell'arte, insomma, della musica. Ho anche fondato delle associazioni cercando proprio di potenziare questo aspetto sul territorio, perché amo Latina e questa cosa mi piacerebbe poterla continuare a fare, perché credo che Latina abbia una potenzialità enorme, ce l'ha dal territorio, dalla bellezza del territorio, dalla montagna e il mare, ma anche dalle persone, che però non sono sufficientemente valorizzate. E quando sono entrata nel meetup, mi ricordo già il primo incontro che ho avuto, c'era questo cerchio, no? Ecco, io ho sentito ascolto e accoglienza, e questa cosa mi ha proprio coinvolto da subito, e quindi fare un percorso nel meetup per me ha significato proprio una crescita intanto personale, anche proprio sulle problematiche, perché io comunque impegnata, no, nelle mie cose, magari anche un po' all'esterno, no, su alcuni problemi, e se non il fatto che molto spesso andavo al comune di Latina cercando di promuovere delle attività, mi si sbatteva la porta in faccia, questo è capitato penso un po' a tutti quanti. Però ecco, il meetup per me ha voluto dire proprio questo: condivisione, c'è la capacità di lavorare insieme su progetti. Io ho cercato, insomma, mi hanno nominato rispetto al tavolo cultura per la scuola, abbiamo fatto parecchie attività. Però ecco, cioè riuscire a calarsi sul territorio, io sentivo un po' qualche domanda prima su cosa ti piacerebbe fare. Io penso che Latina abbia tanti problemi, è inutile, cioè, elencarli tutti, insomma. Però credo che la cultura, che poi è l'ultimo, è proprio il fanalino di coda alla Latina, mi ricordo qualche anno fa c'erano 300 milioni, furono destinati ovviamente alla nettezza urbana, erano per la cultura. Penso che parta tutto da lì, perché se manca una conoscenza di qualsiasi problema, e io uno degli aspetti che vorrei proprio valorizzare è quello proprio di arrivare, e partendo dalle scuole, no, dai bambini più piccoli, cercando di far capire che il problema del rifiuto, il problema dell'ambiente, tutte queste cose, è proprio educando le persone, i futuri cittadini, ad affrontarli, che poi non troviamo il problema, non diventa insuperabile. Io lavoro con i ragazzi e vedo che hanno una capacità è incredibile di recepire, no? Io non ho fatto esperienza in partiti, però insegnando a scuola mi rendo conto che si può fare politica in tanti modi. Credo che una delle cose principali sia proprio l'esempio,
e comportarsi in un certo modo arriva più di qualsiasi altra parola. Ecco, io... Ecco qua, c'è sempre il nostro comandatore. Allora, rispetto alla cultura, tu sei violoncellista, violinista, insegni musica, eccetera. Da questo punto di vista, la prima cosa che faresti come consigliere, proprio sull'arte e la cultura, visto che insomma sei referente di un tavolo, sinteticamente. Grazie. Allora, la prima cosa che farei è mettere insieme le persone. Latina è una città che ha lavorato sempre, per fortuna, perché se non ci fossero state le associazioni e le realtà individuali che poi hanno portato avanti l'arte e la cultura, la Latina sarebbe morta. Però mi piacerebbe, io credo molto nel lavoro fatto insieme, credo che se le realtà che vivono su Latina si unissero, potrebbero sfruttare le proprie risorse non coltivando il proprio orticello ma mettendole al servizio degli altri. Questa è un po' una cosa che ho imparato nel movimento. Quindi. Grazie. Francesco Serra, il segretario Stefano Silvici, se c'è. Buonasera, avevo preparato una breve relazione. Però per rispetto dell'assemblea la lascio. Sono Francesco Serra, per chi non mi conosce, 59 anni. Vedovo, due figli, da quando in Italia sempre a Latina, che significa che sono cresciuto a Latina, vengo dal Nord Africa, genitori italiani che vivevano lì, per cui ho una cultura mediterraneo mista, sicuramente molto aperta all'integrazione. Le mie scuole sono state in lingua francese, ero di madrelingua francese, ormai lo sto perdendo, e ho una cultura che ben si sposa con le problematiche che oggi ci sono nel mondo, ma di questo vi parlerò in un secondo momento. Dunque, professionalmente mi sono sempre occupato di edilizia, ma un particolare settore dell'edilizia, l'edilizia agevolata, cioè l'edilizia che rendeva fruibile la possibilità di acquistare un alloggio alle persone che avevano modeste capacità economiche, per cui molto parente delle case popolari, io le chiamo ancora così con il vecchio nome, molto parente delle cooperative. Noi facevamo edilizia agevolata, convenzionata, che non sto a spiegarvi, per cui sono un buon conoscitore di problematiche abitative edilizie. Ultimamente mi sono anche interessato di situazioni particolari relative alla necessità di casa, di un'abitazione che secondo me è assolutamente, dopo l'aria, l'acqua, stavo dicendo il vino, scusate, dopo l'aria, l'acqua, l'alimentazione, un ricovero credo che sia assolutamente indispensabile per tutti i cittadini. Per cui tra le mie idee e i miei progetti ci sono quelli sicuramente di bonificare una situazione malata, marcia, che vede nell'Istituto Case Popolari una delle vette del marciume oggi in Italia. Sono felice di far parte di un gruppo di onesti, siete obiettivamente le persone più oneste che ci sono a Latina, e io sono felice di avervi conosciuto e di essere insieme a voi. Grazie. Il centrodestra ultimamente sta facendo una campagna politica sulla cubatura zero a Latina, ecco, che tu sicuramente conosci. Che cosa ne pensi? Ladri. Stefano Sindici e si prepara Luciano Sfataro. Buonasera a tutti, vediamo se
Stefano Sindici, sono molto emozionato perché è una bella platea. Scusate. Allora, Stefano Sindici è iscritto al Meetup 256 dal 2009. Da allora abbiamo portato avanti, abbiamo partecipato praticamente a tutte le varie campagne elettorali, quindi comunali, nazionali, l'evento di Grillo in piazza, eccetera. Ho avuto un piccolo fermo, vabbè, problemini personali. Ad oggi con queste nuove comunali mi sono completamente rimesso in campo perché voglio dare una mano a tutto il gruppo, perché è un bel gruppo, fatto da 257, bello dall'inizio, se questo non bello. Rispettoso, quindi c'è sempre stata molta armonia all'interno, quindi l'ho visto anche nei vari incontri che ci sono stati attualmente, no? Attualmente sto portando avanti il progetto per lo sportello SOS Guitalia, speriamo di aprirlo presto e in bocca al lupo a tutti. Grazie. Grazie. Luciano Spadaro e poi se c'è Vinicio Sperati. C'è. Buonasera a tutti, per chi non ci conosce, ma è stato appena detto, sono Spadaro Luciano. Come presentazione posso dire, per quanto riguarda, partendo dagli studi, sono diplomato in ragioneria e credito commerciale, ho abbandonato l'università di economia e commercio dopo aver vinto il concorso per allievo ufficiale. Dopodiché sono entrato in un'industria farmaceutica di Pomezia, dove ho lavorato per quasi 30 anni, pago e contributi. Dopodiché all'ufficio acquisti, seguendo il settore tecnico, perciò tutti i materiali, seguendo le ditte e roba varia. Per quanto riguarda l'attività del Movimento 5 Stelle, mi sono avvicinato nel 2012, sono stato nello staff che decise il Suani Tour, il primo San Giovanni per intenderci, stavo nella TFI, non spiego che è, per chi non lo sapesse. Sono stato sempre nel TFE anche nel secondo San Giovanni, i tre giorni giù a Circo Massimo, piazza del Popolo e così via. Praticamente il TFE fa parte della sicurezza di Beppe Grillo, diciamo, dei grandi eventi. Questo, diciamo, è tutto. Ciao. Grazie. Ci sto? Qualche domanda, diciamo? Va bene così, grazie. Ciao, ciao. Vinicio Sperati. Buonasera, è un piacere essere qui con voi. Naturalmente sono qui per un motivo molto semplice, ho voglia di mettermi in gioco e vedere di cambiare questa situazione che c'è a Latina. Naturalmente questo è sotto gli occhi di tutti. Qui si è parlato di problemi di polizia che sono abbastanza evidenti, ma ci sono anche la bomba ecologica che abbiamo dietro l'angolo, che è Porto Montello, altra bomba il deposito scorie nucleari che abbiamo al mare, e il nostro territorio è viziato poi dalla presenza di questi politici che, diciamo, cannibalizzano ogni posizione realmente costruttiva all'interno della società buona, perché siamo di fronte a delle persone che non pensano ad altro che ai propri interessi. Si è visto con vari presidenti di società calcistiche e altre belle cosette di questo genere. Latina purtroppo ha un problema che secondo me è abnorme, che è quello del lavoro. Io vengo dal lavoro, diciamo, mi occupo, sono segretario provinciale della CUB, che sarebbe qui il sindacato di base, e ho fatto questo perché ho voluto partecipare in prima persona. Quindi perché la CUB? Perché il sindacato di base, cioè costruito da noi, come noi costruiamo una missione politica, perché due persone sono politica. Qui è ora che ci si tolga dalle sigle, dalle cose. Due persone che parlano, che si confrontano, che vogliono fare qualcosa, sono politica, e noi siamo la politica. La politica buona. Grazie.
Qualche domanda? Bene così, grazie. Allora, ci mancavano Arru, è venuto per caso? No. Baldan? No. No. Poi Fulvio Gaetano? No. No. Massimo Lupi? No. E Palma Emanuela? Scusate signori, allora adesso facciamo 2 minuti di pausa, 2 minuti di pausa, dopodiché rientreremo e riprenderemo l'assemblea con la gradicola dei portavoce.